Siamo qui con Michele Mellare e Alessandro Rossi perché vogliamo parlare con voi del vostro nuovo progetto Berchi da Live. Cominciamo appunto dall'inizio, ecco, un po' di questa storia. Ho letto appunto che con Capidu voi siete amici dal 1999, quando siete andati in Sardegna per il premio Solinas. Quindi appunto un'amicizia che dura negli anni. Nel frattempo appunto Capidu comincia a lavorare a quello che è un po' il materiale in questi 25 anni del Festival di Berchida. E appunto si arriva all'idea di fare un documentario. Ecco, come è andato questo processo? Ma io parto dall'amicizia, amicizia che ci lega a Gianfranco effettivamente di lunghissima data. Perché il 99? Perché il 99 Gianfranco fu il primo che incontrammo del comitato Solinas, della giuria Solinas, cioè mi spiego meglio, ci venne a prendere in macchina all'aeroporto di Olbia e da lì ci portò all'isola di Maddalena dove si riuniva la giuria del premio Solinas della quale lui faceva parte. E fu un bel momento perché effettivamente vincemmo il premio Solinas come miglior sceneggiatura con il nostro film d'esordio Fortezza Bastiani e quindi fummo molto felici e in quei giorni in cui rimanemmo all'isola di Maddalena si cementò, si cominciò a cementare questo rapporto d'amicizia con Gianfranco Capidu che abbiamo mantenuto per tantissimi anni, anche se ovviamente l'abbiamo visto incontrato a balzi nel corso di 25 anni, no? E poi con Gianfranco, ovviamente, mantenendosi vivo questo rapporto d'amicizia, l'abbiamo incontrato anche a Berchida e da lì è nata con lui e con Paolo Fresu l'idea di fare un film documentario sul Festival Time in Jazz diretto e creato da Paolo Fresu. E perché? Perché anche, come dire, Gianfranco ci ha reso partecipi del fatto che per 25 anni ha documentato il festival con troupe diverse, riprendendo tutti i concerti che al festival si sono fatti nel corso di tutti questi anni. Quindi pensando insieme a lui alla possibilità di utilizzare il suo materiale d'archivio, accumulato in un periodo così lungo di tempo, è nata l'idea, la voglia di fare un film. Per noi inconsueto perché è a sei mani, in realtà io e Alessandro lavoriamo insieme da tantissimi anni, co-scrivendo e co-dirigendo appunto in due, però essendoci questi due dati, il primo il rapporto amicale, il secondo la stima professionale anche reciproca rispetto nei nostri confronti su di lui, rispetto a tutto il lavoro che ha fatto e lui da quanto ci ha detto rispetto alla nostra capacità che abbiamo, come dire, sviluppato negli anni nel lavoro con i materiali d'archivio. Parlando appunto del materiale d'archivio, 1500 ore di filmati, quindi appunto un archivio molto esteso. Ecco, come avete selezionato questo materiale che da quello appunto che ho capito è stato consegnato anche ad Home Movies? La cosa particolare del film, tornando proprio al rapporto con Gianfranco, Gianfranco aveva già realizzato un paio di documentari su Berchida, però erano documentari in presa diretta durante l'esecuzione del festival, quindi con la troupe che girava delle annate, di feste, di interviste. Da lì, poi, proprio da quel lontano, nel 99, lui iniziò a filmare tutto il festival e l'idea è stata quella non tanto di filmare un'edizione o due del festival, quanto di fare una sorta di grande riassunto, somma, visione d'insieme di cos'è stato e di che cos'è ancora Berchida. Quindi in primo luogo c'era la necessità di trasformare queste 1500 e passa ore in materiale utilizzabile. E lì è nata anche la collaborazione con la nostra società, con Mammut Film, di sollecitare da un lato Moonvis, l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia e dall'altro la Regione Emilia-Romagna affinché si trovassero le risorse e le possibilità per digitalizzare tutti questi materiali che nella maggior parte sono videocassette, mini DV, DV, qualche Betacam, c'è
solo gli ultimi anni erano schede di memoria. E quindi OnMovies, con un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, ha digitalizzato e digitalizzerà l'archivio, perché il progetto originale è che l'archivio sta nascendo, quindi continuerà ad andare avanti nei prossimi anni. E da questa digitalizzazione, in parallelo, io, Michele, Gianfranco e Massimiliano Bartolini, che è il montatore, abbiamo cominciato ad estrarre, come dei cartaggi, delle selezioni in base alla lista scritta di quello che c'era dentro le cassette, ad estrarre concerti, riprese di insieme, di quello che avveniva nel festival, backstage, andando a selezionare prima in base ai ricordi di Gianfranco e alle nostre curiosità. Quindi, non so, c'è Rava che suona nel 2007, andiamo a vedere com'è il concerto e quindi a selezionare questo. Oppure Gianfranco diceva: dovete prendere il concerto che si è fatto in montagna in quel giorno. I ricordi di Paolo Fresio, anche le cose che suggeriva Paolo Fresio nella fase iniziale, no? E poi pian piano, man mano che il materiale veniva digitalizzato, io e Michele ci possiamo guardare, siamo Massimiliano, ci siamo guardati praticamente tutto, per andare in una sorta di bulimia da concerto a rivedere questi eventi incredibili, in alcuni casi e in alcuni altri veramente unici. Perché la particolarità del festival è che sono, usando un termine da galleria d'arte, sono site specific la gran parte dei concerti, non tanto quelli sul palco alla sera, quanto quelli che si svolgono nelle chiesette, sulle montagne, davanti alle spiagge, e lì sono degli eventi unici e irripetibili che ovviamente per i registi sono oggetto di grande curiosità. Quindi la selezione è stata più o meno così, sembra una sciocchezza, ma ci sono voluti 9 mesi, ecco, di solo di esplorazione. Stavo per chiederti infatti il tempo. Ecco, considerando anche la differenza, no, di formato, questo appunto una volta che è stato lavorato da OnMovies non è stato chiaramente più un problema, no? Cioè avete cercato di comunque in qualche modo omogeneizzare, no, se così vogliamo dire, i formati. Guarda, come diceva Alessandro, buona parte del materiale era in mini DV, quindi un formato ancora, come dire, di passaggio rispetto all'era digitale. Poi c'era una parte di materiale in beta digitale e gli ultimi anni, come ricordava Alessandro, invece filmati in digitale. Il documentario, anche nella pasta filmica che presenta lo spettatore, restituisce un'idea di memoria, di tempo passato, no? Perché ovviamente i materiali più vecchi li abbiamo mantenuti, come dire, nel loro formato originario, e quindi sotto un certo aspetto restituiscono, come stavo dicendo, allo spettatore la pasta del tempo passato. E il film si nutre di queste immagini anche perché è un grande excursus, un grande viaggio nella storia di Time in Jazz, del festival, ma anche, come dire, della Sardegna e di quanto è cambiata la musica, no, in tutti questi anni. Per cui, sotto un certo aspetto, in realtà il film, lavorando sull'archivio, restituisce tracce di memoria visiva allo spettatore proprio nei suoi fotogrammi, nelle sue immagini. Ecco. Un po' come non mi viene in mente adesso, certo, entrare in una grande biblioteca antica, tipo, non so, qualche ginnasio, e trovarsi davanti prima di tutto l'impatto del legno, dei libri, della costa dei libri diversi, dell'età, dei tavoli, quindi l'impatto visivo e sensoriale di questo ambiente, e poi prendere dei libri, aprirli, sfogliarli, guardarli. Non è quindi un documentario nel senso stretto, non ricostruisce l'interezza del dettaglio di quella biblioteca, diciamo così. Lavora più sulle suggestioni e sulle impressioni, sulle emozioni. Infatti lo chiamiamo film concerto, perché è come entrare in una stanza della musica ed essere immersi nei suoni. Guarda, nel dettaglio di quell'anno abbiamo fatto quello, non c'è tutto questo. Usando la metafora della grande biblioteca, potremmo dire che c'è un ricercatore esperto che va a scovare i tomi rari, che in questa grande biblioteca, no, reputa essere i più preziosi. Tanto è vero, come dice Alessandro, che non c'è una cronologia, cioè, ovviamente, come dire, all'interno del film si procede temporalmente in avanti e indietro, però, come dire, il film si basa su suggestioni emotive, emozionali, che mettono insieme effettivamente, anche per capitoli se vuoi,
dei momenti musicali. Ad esempio, c'è un capitolo dedicato agli ottoni, c'è un altro capitolo dedicato al pianoforte, che sono strumenti che comunque hanno giocato la parte del leone all'interno del festival. Così come ci sono dei momenti all'interno del documentario dedicati ai luoghi, cioè, c'è una parte dedicata alle chiese rupestri o alle chiese in cui si sono svolti moltissimi concerti, un'altra dedicata al rapporto che il festival ha avuto con la natura, e quindi come dire, sono svolti dei concerti memorabili e magnifici in cima delle montagne o in riva al mare, in posti comunque meravigliosi, splendidi. Ed è anche un'occasione, e questo l'abbiamo detto anche più volte, per chi, come dire, va a Time in Jazz per scoprire una parte della Sardegna magari inedita alla maggior parte dei turisti. Chiaro. Una cosa appunto che riguarda le riprese che voi avete fatto sul territorio, no? Ecco, qual è stata un po', qual è stato, ecco, direi, l'effetto che volevate creare attraverso queste riprese? Ci siamo ritrovati a parlare appunto di questo materiale che avete girato e dicevamo in qualche modo è un modo di dare respiro, no? Al materiale di archivio e direi di mettere chiaramente quella che è la vostra visione, no? Per chi da festival, ecco, quindi raccontatemi un po' di questo viaggio on location. Ma sono le immagini che abbiamo girato noi sono state realizzate nel corso di due stagioni di frequentazione del festival, sono all'interno del film una parte, diciamo, da un punto di vista di minoritaria, molto minoritaria visto che l'archivio è comanda, ma costituiscono delle interpretazioni di momenti di visione, di momenti di nostra visione, di nostra emozione rispetto al festival. Da un lato quindi c'è un elemento paesaggistico molto forte che segnala l'impatto che si ha, come diceva adesso Michele, nell'andare in questi luoghi, anche alcuni molto remoti. Dall'altro c'è la visione del paese svuotato, quindi l'idea che quel paese lì vive una sua stagione particolare durante il festival, non è un paese normale, un paesino normale dentro terra sardo, senza particolari attrattive, se non con le sue attività artigianali, industriali, quindi c'era un bisogno di raccontare anche un luogo. E insieme quindi a queste riprese che raccontano un po' questa visione, no? Questa nostra, perché visione fosse l'impatto col luogo nostro, ci sono anche l'utilizzo di un ulteriore archivio, che non ci bastava, 1500 ore, abbiamo utilizzato, pescandolo da un movies, dei viaggi in Sardegna, di epoca degli anni 70, e delle gite di sardi in Sardegna, quindi anche che fanno, lo dico perché vanno insieme, da un lato ci siamo noi, chiamiamoci turisti, documentaristi turisti che arrivano per Berchida e vedono alcune cose e cercano di sintetizzarle in questi respiri di immagine. Dall'altra c'è una visione di un turismo, di una vacanza del passato preso dagli archivi di On Movies. Tutte e due reinterpretano, ovviamente in maniera emotiva, poetica, personale, la parte musicale, alcune parti musicali o alcune pause, perché la musica è fatta anche di silenzio. Per quello che riguarda un po' diciamo lo script o il piano di lavorazione, come vi siete orientati? Ma noi partiamo sempre nello sviluppo di un'idea per un film documentario dalla ricerca e dalla scrittura. Ricerca vuol dire ovviamente anche una ricerca in termini classici, canonici, quindi come dire, affrontando la vasta letteratura che riguarda il tema che vogliamo trattare, così abbiamo fatto anche per Berchida Live. Poi siamo stati ovviamente 2 anni ospitati all'interno di Time in Jazz per avere un contatto diretto con la realtà che volevamo raccontare in un film. E poi abbiamo scritto ovviamente, o meglio, abbiamo scritto prima, durante e dopo, cioè un soggetto, un trattamento e un'altra versione dello stesso. Questa scrittura diciamo che è servita come
colonna portante, no? Colonna dorsale a livello narrativo per il film, ben sapendo, e questo ce lo siamo detti più volte, Alessandro, che non doveva essere una griglia chiusa, no? Uno spazio claustrofobico nel quale far rientrare il film, bensì un punto di partenza, un trampolino di lancio per arrivare a fare un film che raccogliesse tutti gli stimoli che poi avremmo trovato anche nella consultazione degli archivi. E così è stato, nel senso che ovviamente, essendo un film documentario, come tale deve aprirsi anche alla realtà del presente. Il nostro presente, nel caso specifico, era formato principalmente da un presente passato, cioè, scusatemi il gioco di parole, cioè dall'archivio che avremmo frequentato e indagato. Per cui, tornando al trattamento, ovviamente nel trattamento alcuni nomi erano già presenti, mi viene in mente Enrico Rava, che è stato ospite più volte di Time in Jazz, che è un grande trombettista, però allo stesso tempo quell'Enrico Rava nel trattamento poi si è modificato rispetto al materiale d'archivio che abbiamo trovato. E mi viene in mente un altro dato che nel film è importante, è proprio rispetto a Rava, pensando a Rava, ci sono molti musicisti che nel corso degli anni sono tornati al festival. Rava è uno di questi, ma si potrebbe dire per Petrelli è la stessa cosa, ma anche per Uri Kane. Ecco, questi musicisti per noi sono diventati un metronomo temporale, cioè il fatto che, perché esplicitavano con la loro presenza almeno due cose. Il primo dato è il fatto dell'importanza del festival e del fatto che loro volevano tornarci, perché evidentemente è un appuntamento molto prestigioso. L'altro dato è questo rapporto anche amicale che c'è con Fresu, ma anche con tutto l'entourage del festival e col territorio, e con Berchilde in sé. E quindi è una dimensione anche, se vuoi, informale, di grande partecipazione emotiva di vari interpreti della scena musicale a livello internazionale. E quindi, ecco, questi musicisti in realtà anche loro svolgono un ruolo narrativo, cioè raccontano il passaggio temporale all'interno del lungo percorso festivaliero. Dal punto di vista della produzione, ecco, quali sono le realtà coinvolte? Chiaramente Mammoth Film in primo luogo e poi? Ah, c'è Mammoth Film con un contributo della Emilia Romagna Film Commission, della Sardegna Film Commission, della Regione Sardegna, poi poi c'è in collaborazione con Tuk Music e collaborazione quindi... con l'associazione con Tuk Music e Time in Jazz. Poi c'è anche Direzione Generale Cinema Audiovisivo e poi collaborazione con un movies, quindi insomma è stata una produzione composita come sempre poi nelle produzioni indipendenti, corale si può dire in questo caso, insieme tanti pezzi come Meccano. E tra gli ultimi pezzi ovviamente c'è la distribuzione della Cineteca di Bologna, che svolge un ruolo importante comunque nella circuitazione del film nelle sale in Italia. Con Fresu avevate già collaborato in passato, ricordo un bellissimo film concerto insomma che avete fatto, ambientato all'Archiginnasio. Ecco, come è stato rientrare in contatto con lui dopo qualche anno? Lui non ha, l'abbiamo visto quando andavamo a Time in Jazz, poi non ha voluto interferire giustamente con il film, l'ha visto finito. Quando il film era finito, è venuto a vederlo, lui si è emozionato, ovviamente a rivedere cose che lui aveva vissuto 20 anni fa, che magari non ricordava, concerti. È stato bello anche dire, ma avete trasformato dei concerti meno riusciti in grandi momenti musicali. Quindi vedere che riconoscere il fatto che da un lato c'è il festival e dall'altro c'è un'interpretazione di una grande stagione musicale, di un grande percorso musicale del suo. Quindi è un rapporto buono. A me ha emozionato molto quando l'abbiamo presentato al Torino Film Festival e abbiamo avuto l'anteprima del film lì, Fresu era presente e alla fine della proiezione poi ha suonato anche un brano alla tromba e ha riscaldato molto l'uditorio. Dicevo, mi ha emozionato molto quando Paolo ha detto ma è un film che suona benissimo, perché pensiamo, e su questo che ha dedicato molto tempo e attenzione, che sia un film da vedere ma soprattutto da ascoltare. Perché è una Babele musicale molto articolata e complessa, in cui sono presenti centinaia di musicisti,
e convivono a volte in sintagmi, in situazioni, come dire, narrative, filmiche, anche articolate, perché c'è una sezione, come dicevamo prima, dedicata agli ottoni, un'altra ai pianisti, in cui il brano che si viene a comporre in quella sezione non è il brano di un musicista, bensì di tanti musicisti che abbiamo fatto convivere insieme all'interno del montaggio. E quindi ricevere questo complimento da Paolo, che è un grandissimo musicista e che poi comunque cura anche molte produzioni anche di giovani jazzisti e non solo, e quindi ha un orecchio molto attento anche rispetto ad altri musicisti, ecco, per me, per noi credo sia stato un grande complimento, un valore aggiunto importante per il film. Il film chiaramente uscirà nelle sale, mm-hmm. Quando? Esce il 15 aprile nelle sale italiane, ovviamente rientra nella grande famiglia dei documentari del film indipendente, appunto da un'uscita che tecnicamente si chiama Macchia di Leopardo, contenute ore più brevi di un film, per cui bisogna beccarlo quando esce. Sì, però cioè, ci sono tante sale, abbiamo già tutta Italia, insomma, dalla Sicilia a Friuli. E poi insomma, consigliamo al pubblico di stare attenti rispetto all'uscita del film, perché molto spesso sarà accompagnato, oltre che da noi, a volte da Paolo Fresi, anche da altri musicisti. Mm-hmm. Altri musicisti che sono presenti all'interno del documentario, quindi può essere una bella esperienza anche per il pubblico ascoltare una polifonia di punti di vista diversi sul film, dettata appunto dalla partecipazione di molti musicisti. Benissimo, vi ringrazio molto per essere stati con noi. Grazie.